Sembrava un altro pareggio incolore per il Napoli come quello in casa, casalingo proprio contro il Lecce di qualche settimana fa, ed invece dopo la roboante vittoria di Champions League contro i fenomeni del Liverpool, ecco che il Napoli stavolta la sblocca con più difficoltà, cioè soltanto al minuto 88 del secondo tempo, ma alla fine ce la fa a infrangere il fortino di Gotti, che l'aveva preparata benissimo. Il Napoli non riusciva a sbloccarla, e questa secondo me è anche una vittoria di Luciano Spalletti, che tra l'altro viene espulso sul finale, ma qualsiasi altro allenatore avrebbe tolto un evanescente Jack Raspadori, che alla sua prima da titolare col Napoli stava facendo non male, malissimo, non ne ciccava neanche uno, non riusciva mai a essere incisivo e decisivo. Lui, chiamato a sostituire Osimhen, non riusciva a integrarsi con la squadra, non riusciva a fare la punta, non era entrato nelle dinamiche un po' come aveva fatto Simeone, che invece aveva segnato con Liverpool, e qualsiasi allenatore l'avrebbe tolto. Invece il Napoli vede uscire Kvaratskhelia, fenomeno assoluto, che nel primo tempo fa veramente tutto lui, ha fatto un'azione con 2-3 dribbling e 2-3 tunnel agli avversari, che veramente ha fatto innervosire parecchio la difesa dello Spezia, però sostituisce Kvaratskhelia e non Raspadori, mette insieme Simeone e Raspadori e viene premiato, perché tra l'88esimo e l'89esimo arriva il gol su assist di Lozano, entrato al posto di uno spento Politano, ed ecco che lì arriva il gol del Napoli, il gol dell'1-0 che porta quindi questo Napoli a risalire la classifica, primo a 14 punti, dopo il grande exploit di Champions arriva anche la vittoria soffertissima, diciamoci la verità, perché ripeto, lo Spezia l'aveva preparata benissimo, ma una vittoria importante anche perché il Napoli alla prossima domenica prossima 18, prima della sosta, affronterà il Milan, che stasera gioca contro la Samp, quindi potrebbe essere già una lotta scudetto, una sfida scudetto. Il Napoli ci arriva con una vittoria molto molto importante grazie a Jack Raspadori. La domanda che vi faccio è: secondo voi questo Napoli quest'anno ha la maturità per poter, anche senza Osimhen che starà fuori per un mese, vincere lo scudetto, oppure sarà un Napoli che andrà a sfumare come molto spesso è capitato negli anni passati sul finale? Questo è un Napoli che secondo me è molto più preparato anche a livello di rosa, perché tanti cambi, tanti giocatori che possono entrare alla panchina, soprattutto dei ricambi importanti, perché quando non gioca Osimhen ci sono giocatori come Raspadori, Simeone e tanti altri. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra qui sotto nei commenti.